Insieme possiamo tornare all'attacco sul tema inceneritore, rendendo pubblico il contenuto di un protocollo d'intesa firmato a luglio per realizzare nell'area di San Zeno un progetto di comunità dedicato all'inserimento di soggetti adulti affetti da sindrome da spettro autistico. Un protocollo che insieme possiamo chiede con forza di ritirare. Questa delibera firmata il 21 luglio è una delibera grottesca che il Comune di Arezzo ha fatto con AISA e con anche l'USL, che dove vuole come principio, un principio ispiratore buono che condividiamo, che è quello di andare appunto a mettere in piedi un protocollo per poter gestire in qualche misura la patologia autismo, e individua come luogo di recupero l'area sotto l'inceneritore. L'autismo, io invito anche il sindaco Ghinelli come dire, a un po' ripassare anche i rudimenti, diciamo, sanitari. L'autismo, la letteratura internazionale ormai è tutta concorde nel individuare nella parte ambientale l'eziopatogenesi, non solo la genetica ma anche l'epigenetica. Gli inquinanti ambientali giocano un ruolo fondamentale nello scatenamento di questa patologia. Pertanto oggi e mettere in recupero di soggetti deboli che hanno contratto questo tipo di patologia sotto un grande inquinatore, ma non lo dice Gianni Mori un grande inquinatore perché è un inceneritore, lo dice il lavoro Life Plus pubblicato nella rivista di epidemiologia italiana un anno e mezzo fa, coordinato dal CNR di Pisa, che ha detto che quella è un'area altamente inquinata. Non è possibile pensare, per un progetto, torno a ripetere, che ha veramente, che è importante che un comune vada verso questa strada, cioè il recupero di disabilità, vada a farlo dove questa disabilità probabilmente è stata scatenata. Lì si può anche coltivare frutta da pazienti che hanno delle problematiche importanti per poi dare anche nelle mense scolastiche. Il protocollo dice anche frutta da distribuire nelle mense scolastiche aretine. Io credo che per questo la debba ritirare, per una sola forma di intelligenza.